ci raccogliamo per un momento di silenzio, di preghiera interiore, per raccomandare al Padre Celeste, anche per intercessione della Madonna, Regina del Santo Rosario, le nostre intenzioni. In quarta pagina del foglio. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me. E ti fui affidato dalla pietà celeste. Nel primo mistero si contempla il trionfo del Padre nel giardino dell'Eden, quando dopo il peccato di Adamo e di Eva promette la venuta del Salvatore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, e ti fui affidato dalla pietà celeste. Nel secondo mistero si contempla il trionfo del Padre al momento del figlio di Maria durante l'Annunciazione. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, e ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel terzo mistero si contempla il trionfo del Padre nell'orto dei Getsemani, quando dona tutta la sua potenza al Figlio. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria,
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, e ti fui affidato dalla pietà celeste. Amo. Nel quarto mistero si contempla il trionfo del Padre al momento di ogni giudizio particolare. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono, Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, pregi, governami, ti fui affidato dalla pietà celeste. Nel quinto mistero si contempla il trionfo del Padre al momento del giudizio universale. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, si fa la tua volontà come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Padre mio, Padre buono, a te mi offro, a te mi dono, angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, ti fui affidato dalla pietà celeste. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra santa, a te ricorriamo con gioia, a te sospiriamo gemendo. Padre di infinita maestà, abbi pietà. Padre di infinita potenza, Padre di infinita bontà, Padre di infinita tenerezza, Padre abisso di amore, Padre potenza di grazia, Padre splendore di risurrezione, Padre luce di pace, Padre gioia di salvezza, Padre sempre più Padre, Padre di infinita misericordia, Padre di infinito splendore, Padre salvezza dei disperati, Padre speranza di chi prega, Padre tenero dinanzi ad ogni dolore, noi ti imploriamo, Padre per i figli più deboli, Padre per i figli più disperati, Padre per i figli meno amati, Padre per i figli che non ti hanno conosciuto, Padre per i figli più desolati, Padre per i figli più abbandonati, Padre per i figli più sofferti, Padre per i figli che lottano perché venga il tuo regno. Preghiamo, Padre per i figli, per ogni figlio, per tutti i figli, noi ti imploriamo. Dona pace e salvezza in nome del sangue del tuo figlio Gesù e in nome del cuore sofferto della mamma Maria. Amen.
nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Padre, Figlio, allo Spirito Santo. Preghiera di abbandono al Padre. Padre mio, io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo ed è per me un'esigenza d'amore di donarmi e rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, perché tu sei il Padre mio. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina questo Dio. Eterno riposo, dona loro, Signore, prenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. A te, o beato Giuseppe, stretto in la tribolazione di Corriano, che le antifone della Messa sono a pagina 179 del libretto verde. Beata Vergine Maria del Rosario.
Iniziamo con un canto al Padre Celeste in prima pagina del foglio Abba Padre. Guardami, Signore, leggi nel mio cuore, sono tuo figlio, ascoltami, Abba. Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando la festa della Beata Vergine Maria. Con noi gioiscono gli angeli e lodano in coro il Figlio di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli, mentre ci sestiamo, sostenuti dall'intercessione della nostra Madre Maria, ma che onoriamo come Regina del Santo Rosario, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati. Tu, buon pastore, che conosci le tue pecorelle, Kyrie eleison, tu che sei venuto a chiamare e a salvare i peccatori, Kyrie eleison.
Tu che intercedi per noi con Maria, tua madre, nostra madre, presso il Padre Celeste, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Guardando Maria nella gloria della Santa Trinità, cantiamo il nostro inno di lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli il peccato del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Il Tuo Unigenito Padre Santo ci aprì le porte dell'eterna salvezza con la sua vita, la sua morte e la sua risurrezione. Fa che, ricordando questi misteri, nel rosario della Beata Vergine Maria ne mettiamo in pratica l'insegnamento e ne conseguiamo le promesse. Te lo chiediamo per Lui, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La parola di Dio ci illumini e giovi alla nostra salvezza. Lettura degli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo. Risplende la regina, Signore alla maestà. Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Davvero il coraggio che ti ha sostenuto non sarà dimenticato dagli uomini, essi ricorderanno per sempre la potenza di Dio. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Dio compia per te queste cose a tua perenne esaltazione, in riconoscimento della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra stirpe. Risplende la regina, Signore alla tua destra. Lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge,
perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Canto al Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Come un giardino di rose nella terra di Gerico. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Gli rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo questa sera il Padre Celeste in una festa della Mamma Celeste, Maria Santissima, la Madonna onorata oggi da tutta la Chiesa col titolo di Beata Vergine Maria del Rosario. La festa, questa festa fu istituita dal Santo Papa Pio V dopo la prodigiosa vittoria navale di Lepanto dei cristiani contro i turchi musulmani il 7 ottobre 1571. Una vittoria propiziata, invocata, con la recita del Santo Rosario, soppressante invito del Papa a tutta la cristianità. Secondo il Santo Papa, quella vittoria che ha salvato la Chiesa e il cristianesimo europeo dall'invasione e quindi dalla distruzione, dalla sottomissione all'Islam, è stata una grazia di Dio, un prodigio, un miracolo, propiziata questa grazia e ottenuta per intercessione della Madonna, invocata con il Santo Rosario. Ecco perché, come frutto primo di questo fatto,
si è cominciato ad associare alla preghiera del Rosario la convinzione e la fede nel popolo di Dio che fosse il Rosario una preghiera miracolosa che ottiene prodigi e grazie, che ottiene meraviglie e miracoli dal Padre Celeste e dal Figlio suo Gesù Cristo. Il Rosario che cosa fa? Intercede potentemente sul cuore di Maria e Maria a sua volta ottiene prodigiosamente grazie e miracoli dal cuore del Padre Celeste e del Figlio suo per opera dello Spirito Santo, suo sposo. La settimana scorsa, come parrocchia, come gruppo di preghiera di Padre Pio, siamo stati in pellegrinaggio a Pompei, dove è venerata e pregata la Madonna proprio col titolo di Regina del Santo Rosario. Siamo andati pellegrini in questo santuario dietro le stesse, idealmente, dietro le stesse orme fisiche e spirituali di Padre Pio, che da giovane è andato pellegrino nel santuario di Pompei. Da Pietrelcina a Pompei a piedi, e lì la Madonna deve avergli messo nelle mani per tutta la sua vita il Santo Rosario, come si legge nello stesso quadro della Madonna di Pompei, Maria e Gesù Bambino che mettono la corona del Rosario nelle mani di San Domenico e di Santa Caterina da Siena. Si può dire che Padre Pio ha ricevuto questo rosario della Madonna lì, in quel santuario, ha fatto scorrere sempre tra le dita il Santo Rosario, tanto che al termine della sua vita hanno fatto fatica a stendere le due pollici e l'indice che fanno scorrere il rosario, perché erano tanto quasi bloccate su quella preghiera. E ha sempre Padre Pio tenuto in mano il rosario, anche se lo nascondeva tante volte nella pettorina, ha sempre mostrato a tutti il rosario, come per dire prega, il rosario della Madonna. Ogni giorno ha raccomandato a tutti di pregare il rosario, la corona del rosario. Il suo testamento e la sua eredità, l'ha detto lui stesso, è proprio questo. Amate e fate amare la Madonna, e aggiunto, recitate e fate recitare il Rosario. Ecco quindi, se noi siamo un pochino devoti di Padre Pio, anche se vogliamo essere suoi figli spirituali, dobbiamo mantenere questa eredità e questo suo testamento. Recitate e fate recitare il Rosario. Non penso di sbagliare a dire che Padre Pio tutti i miracoli e tutte le grazie, lo diceva a volte lui spesso, le ha ottenute da Dio, dal cuore della Madonna, ma attraverso il suo continuo notte e giorno recitare, pregare il Rosario. Il Rosario era una, mi sembra, una delle tre cose che Padre Pio diceva di poter fare contemporaneamente. La prima cosa era quello che stava facendo in quel momento a San Giovanni Rotondo. La seconda cosa era probabilmente una bilocazione in luoghi e presso persone lontane. E la terza cosa, io penso che era proprio quella, di continuare a recitare il Rosario. La preghiera continua, ininterrotta, del Santo Rosario. Qualche volta diceva anche il numero di rosari che aveva detto. Padre Pio chiamava il Rosario, ricordiamo tutti, la sua arma, come la intendeva lui, per ottenere, per chiedere con forza, forza dell'arma, a Dio Padre le grazie per i suoi figli spirituali e l'arma anche per combattere e vincere il demonio, il Satana, il maligno. Che il Rosario fosse una preghiera miracolosa, ne era convinto il Beato Bartolo Longo, che ha edificato il grande e bel santuario della Madonna di Pompei, regina del Santo Rosario. Il Beato Bartolo Longo ha voluto la rivista del santuario, che ancora oggi viene stampata, col titolo di Il Rosario e la nuova Pompei. La
prima parola è il rosario, è la nuova Pompei, perché voleva essere lui il banditore del soprannaturale che si ottiene proprio con il rosario. In un'epoca che è un po' come la nostra, è miscredente e pavida, un'epoca in cui la parola miracolo non si sentiva più sulla bocca dei credenti. Usciva a fatica dalla bocca dei sacerdoti ed era perfino derisa questa parola miracolo, soprannaturale, era derisa dagli scienziati e dimenticata purtroppo anche dal popolo di Dio. Al massimo il miracolo era visto come una eccezione, per lo più tanto rara, rarissima, come se non proprio estinta. Così era la parola miracolo. E pensare che il Padre Celeste, nel secolo più ateo, più scettico, più miscredente, che è un po' anche ancora il nostro tempo, ci ha donato proprio Padre Pio, attorno a lui, con lui il soprannaturale, il miracoloso si poteva vedere e toccare. In Padre Pio il soprannaturale era naturale. E Padre Pio era una porta, una finestra da dove entrava e usciva il miracolo, il soprannaturale. E era quindi visibile il miracolo. La grazia era normale con Padre Pio, come ci ha testimoniato anche poi Padre Guglielmo Alimonti a Pescara, dove siamo passati per ascoltare la sua testimonianza. Il beato Bartolo Longo ha voluto con questo periodico annunciare al mondo la gloria di Maria, i prodigi della sua regina, i miracoli della Madonna del Rosario. È nata proprio con questo intento di raccontare i miracoli, non certo con fanatismo, ma anche con molta verità scientifica, in modo critico e documentato. E nonostante questo, i giornali laicisti attaccavano questa rivista come un'opera di un imbroglione, di un ipocrita, di un entusiasta dalla fantasia meridionale, così dicevano. Ma questo giornale dei miracoli, giornale del Rosario di Pompei, ebbe la benedizione del grande Papa Leone XIII, che aveva scritto anche una bellissima enciclica sul Rosario il 1 settembre 1884. Sappiamo che anche Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica sul Rosario. Bartolo Longo era convinto che il Rosario, che come i tempi di San Domenico aveva combattuto e distrutto l'eresia albigese e aveva evangelizzato e cristianizzato i barbari, così avrebbe portato la verità, la dottrina morale e la pace sociale nelle famiglie e nelle nazioni. Era convinto che il Rosario, che ai tempi di Santa Caterina aveva riportato la Chiesa all'unità e alla pace, così avrebbe assicurato la salvezza e la santità nella cristianità in Europa e prima ancora e più di tutto nella nostra patria, l'Italia. Fu così che solo nel 1886, un anno prima della nascita di Padre Pio, le grazie materiali documentate nella rivista di Pompei furono ben 1376. Ancor più saranno state le grazie spirituali, che quelle non sono documentabili. Veramente il Padre Celeste ancora oggi acconsente a donare grazie materiali e spirituali, prodigi, soprannaturali, a chi recita con fede, con devozione, ogni giorno, con costanza, il Santo Rosario o più rosari. Questa preghiera mariana non è solo portatrice di benedizioni personali e comunitarie, ma agisce molto anche a livello sociale, politico, nazionale, direi mondiale, ma soprattutto ecclesiale. E la Madonna nel secolo scorso appariva sempre con il rosario in mano, soprattutto a Fatima, la Madonna del Santo Rosario. L'Austria, per esempio, si è liberata dal regime
comunista sovietico, senza spargimento di sangue, con un semplice ritiro dell'Armata Rossa, inspiegabile questo ritiro, proprio per conseguenza di una grande crociata del Santo Rosario indetta in tutte le chiese di Austria dalla Chiesa Cattolica. È stato un prodigio straordinario il ritiro dell'Armata Rossa dall'Austria. Soprattutto frutto, secondo noi, secondo me, di questa crociata del Santo Rosario. Oggi stiamo iniziando a vedere, come ai tempi di Lepanto, una nuova pericolosa invasione dell'Islam nell'Europa. Non più, non tanto a livello economico, non più a livello militare, ma un'invasione col metodo immigrazionista. Se pensate che il 95 e più per cento di coloro che sono immigrati, che arrivano immigrati in Europa, sono musulmani. Col metodo demografico, pensate alle famiglie musulmane che fanno tanti figli, anche proprio con questo intento di soppiantare le famiglie cristiane nella nostra Italia, nell'Europa, e poi col metodo democratico inserendosi nella politica dei vari stati. È il tipico inganno del cavallo di Troia, che voi ben ricorderete, almeno nel suo significato fondamentale, anche perché dobbiamo sempre ricordarci che il DNA morale dell'Islam è la pratica dell'inganno, del raggiro, della falsa testimonianza, dell'imbroglio. Qualcuno non ha il comandamento di non rubare. Qualcuno non ha il comandamento, come l'Islam, di non dire falsa testimonianza, perché bisogna ingannare il nemico, secondo l'Islam, per arrivare a imporsi ad ogni livello fino a sottomettere e poi a distruggere la legge, la cultura civile, ma soprattutto la religione e la morale cristiana. La storia insegna. Ci vuole una nuova Lepanto, una vittoria possibile e fattibile col Santo Rosario, con la Madonna Regina vittoriosa del Rosario. Ma per il cristianesimo, in particolare per il cattolicesimo, non c'è solo questo pericolo esterno della religione islamica musulmana. C'è un altro pericolo più grave, più insidioso, che è un pericolo interno e che si chiama nuovo umanesimo. È chiamato così con un termine adescatore, seduttore, ingannatore, la proposta culturale che porta con sé una filosofia etica che poi diventa legislativa di una umanità senza Dio. Umanesimo senza Dio. Dio non c'è più. Questa è un'eresia attuale e moderna. È una umanità che porta avanti tutti i suoi istinti, le sue passioni, i suoi vizi, i suoi peccati, noi diremmo, con tanti sofismi, con tanti ragionamenti atei, con tanti ragionamenti sottili che escludono persino la legge naturale dell'umanità, dell'uomo, ancor più la legge rivelata di Dio, sofismi umanisti che stravolgono pensieri e sentimenti delle persone, menti e leggi, facendo passare come diritto, come diritti buoni e leciti, come cose normali, anche azioni amorali e immorali, non solo senza la legge di Dio, senza la dottrina di Dio, ma anche contro Dio stesso e contro la legge del Padre Celeste. Pensiamo anche solo al divorzio lampo, all'aborto sempre più esteso, all'eutanasia facile, ai matrimoni e alle adozioni gay, all'utero in affitto, al poliamore, alla poligamia, alla procreazione e alla fecondazione artificiale, al gender, all'LGBT, nell'educazione, eccetera, eccetera.
Bisogna pur dire e constatare che il cattolicesimo soffre già adesso e rischia un collasso morale, che è frutto però di un infarto teologico e la dimenticanza di Dio, Dio relegato nel privato e nella minoranza, aver messo in disuso, in assenza, in discussione, in estinzione, in non esistente, in emarginazione, Dio stesso, il nostro Padre Celeste, con le sue leggi morali, con i suoi principi etici, con i suoi criteri di bene e di male, con i suoi valori assoluti ed eterni. Tutto questo accantonato. Nuovo umanesimo, uomo e basta, senza Dio, contro Dio. Solo la Madonna, che era invocata prima di Regina del Santo Rosario, era invocata come Santa Maria della Vittoria, solo il Santo Rosario ci possono proteggere, aiutare, difendere, salvare e farci vittoriosi. Dopo il Vangelo. Te, beata Maria, che hai creduto nell'adempimento della parola del Signore. Fratelli carissimi, confidando nella materna protezione di Maria Santissima, eleviamo al Signore le nostre preghiere. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché anche noi, come Maria, sappiamo compiere umilmente la volontà del Padre, corrispondendo con gioia al suo progetto di amore, preghiamo. Perché a noi, come la Santa Vergine Maria, ascoltiamo e meditiamo la parola di Dio, custodendola e vivendola nel profondo del nostro cuore, preghiamo. Perché sappiamo vivere il Vangelo, gli insegnamenti del Signore nella semplicità della vita quotidiana delle nostre famiglie, preghiamo. Perché anche noi perseveriamo nella fede, trasformando le sofferenze in un sacrificio, in un'offerta di amore a Dio, al Padre Celeste, preghiamo. Perché la recita del Santo Rosario sia sempre viva nella nostra vita spirituale e sia la preghiera regina dopo quella eucaristica, preghiamo. Perché affidiamo alla Madonna e al Rosario tutte le nostre intenzioni, anche le grazie e i miracoli di cui abbiamo bisogno, preghiamo. Per i fratelli defunti, Gerosa, Francesca e famiglia, per tutti i nostri cari morti, perché siano accolti dalla Madonna in paradiso, preghiamo. Guarda, o Padre, ai tuoi figli che implorano con umile voce, perché contempliamo i misteri della nostra salvezza e la partecipazione in essi della Vergine Madre Maria, liberaci da ogni male, per l'amore misericordioso del Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di presentare i nostri doni all'altare, scambiamoci un segno di pace. Canto 181, pagina 73. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Amen.
Ecco l'ancella di Dio, opera lui in me. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà. Acqua nostra Maria, diede a noi Gesù. Ciò che qua vivi creduto, ecco sia di questo sacrificio, donaci di celebrare con fede sincera i misteri della nostra redenzione nel Santo Rosario e di raccogliere i frutti di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio Padre Santo, e in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con lo stesso suo cantico di lode. Tu l'hai così intimamente associata ai misteri del tuo unico Figlio da assegnargli un compito singolare nel disegno di redenzione e da renderla attivamente partecipe nell'opera mirabile della nostra salvezza. E noi tuo popolo, lei devoto, uniti ai cori degli angeli e dei santi, esultando cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, in cieli e la terra, sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.
Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e i calici della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, Beato Bartolo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allo spezzare del pane trionfa la Vergine Maria sopra i cori degli angeli, coronata da 12 stelle. In questa messa recitiamo il Padre nostro ampliato, rivolti qui all'icona del Padre sull'altare che trovate sul foglio in prima pagina. Padre nostro, unico vero Dio e mio Papà celeste, che a noi tutti, fratelli, e a me, figlio tuo, ti riveli misericordioso in Gesù Salvatore e ti doni generoso nello Spirito Santificatore. Noi ora ci rivolgiamo a te con preghiera e impegno.
affinché tutti riconoscano e benedicano il tuo nome, buono e comprensivo, eterno e onnipotente, come io sempre ti lodo e ti ringrazio per ogni cosa, affinché tutti vivano della giustizia del tuo regno, di pace e tolleranza, di fraternità e solidarietà, come io ti offro obbedienza ai tuoi comandamenti, affinché tutti seguano l'educazione della tua volontà, perfetta in virtù e verità, in purezza e carità, come io accetto e benedico ciò che tu mi dai e tolgo. Dai a tutti noi la provvidenza del cibo e del lavoro, come a me doni le grazie che fiducioso ti chiedo. Condona e perdona i figli e i peccatori, me per primo, che ti promettono di perdonarsi l'un l'altro, come io ora chiedo scusa e perdono. Allontanaci le gravi prove, le correzioni dolorose, rasserena e consolaci con amore paterno e materno, difendici da tentazioni e persecuzioni del diavolo, toglici i vizi del peccato e gli errori del mondo, i difetti di carattere e le pigrizie nel bene correggi, libera i piccoli e deboli da violenze e ingiustizie, proteggi i popoli dal maligno, menzognero e omicida, guardi dai pericoli per la salvezza dell'anima, tutti i miei mali morali e fisici, cura e guarisci. Liberaci, oh Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Alla comunione. Ecco, o piena di grazia, concepirai un figlio e lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Canto 180 a pagina 73. Il 13 maggio appare Maria. Yeah.
Recitiamo a pagina 2 la preghiera a San Giuseppe, Padre regale di Gesù, icona del Padre Celeste, per una speciale benedizione alle nostre famiglie. Mio caro San Giuseppe, che mi offri, bambino Gesù, al tuo cuore casto e paterno, ora mi voglio affidare. Custodisci tu il mio matrimonio e la nostra famiglia, proteggi la fedeltà tra noi sposi e l'affetto coi figli, incoraggia la procreazione e illumina l'educazione, benedici e assisti in nascita e crescita dei nostri bambini, difendi il nostro amore, i beni della casa e del lavoro, sostieni la fede cristiana e l'onestà della nostra vita, uniscici a pregare e a praticare la nostra religione, favorisci lo spirito di dono, di sacrificio reciproco, vigila sull'unione dei cuori, sul rispetto vicendevole, donaci sempre stima e riconoscenza l'uno per l'altro, fa che condividiamo responsabilità e soddisfazioni, rendici comprensivi di pensieri e sentimenti tra noi, rinsalda le nostre affinità e integraci nelle diversità, mantieni in casa nostra un clima di gioia e serenità, insegnaci a educare i nostri figli, amitezza ed umiltà, con affetto e incoraggiamento, fermezza e dolcezza, aiutaci a dare loro buoni esempi di sincerità e bontà, di prudenza e pazienza, di generosità e perdono. Rendici autorevoli per onestà, servizio e laboriosità, accompagnaci sulle strade e guardaci dai pericoli. Donaci la forza morale, buona salute e lavoro sicuro. Guarisci insoddisfazioni, sofferenze e mali ereditari. Calmi in noi nervosismi, ansie e turbamenti del cuore. Intercedi ora per me questa grazia che mi è cara. Queste grazie di famiglia, prego che ce le dono Gesù, dal cuore virginale materno della sua sposa santa. Maria. Offriamo alla Madonna e Santo Rosario queste grazie da esaudire. Per intercessione anche di San Giuseppe. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi a noi che in questo sacramento abbiamo annunziato la morte e la resurrezione del tuo Figlio, di essere sempre uniti alla sua passione e di condividere l'eterna gloria con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Padre Celeste, buono e misericordioso, vi benedica e vi protegga sempre. Il Padre del Figlio suo Gesù faccia risplendere il suo volto benevolo su di voi, vi sia propizio di sapienza e di provvidenza. Il Padre che dona il suo spirito di amore, volga su di voi il suo sguardo di compiacenza e vi doni la sua pace e ogni bene. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Cantiamo la benedizione personale, il canto Il Signore mio pastore, pagina 2 in alto, e poi la preghiera, pagina 3. Il Signore è Thank you.
A pagina 3 del foglio diciamo la preghiera al Padre. O Signore Dio, Eterno Padre, ti ricordo le parole del tuo Divin Figlio Gesù. Qualunque cosa domanderete al Padre mio, in nome mio, Egli ve la concederà. Ebbene, è in nome di Gesù, in memoria del suo sangue e dei suoi meriti infiniti, che io vengo oggi a te, umilmente e come un povero innanzi al ricco, per chiederti una grazia. E con la mia richiesta salga a te il mio ringraziamento per gli innumerevoli benefici che ho ricevuto e ogni giorno ricevo da te. Grazie del beneficio della creazione e della tua vigile paterna provvidenza che si esplica ogni giorno senza che io me ne accorga. Grazie del beneficio dell'incarnazione del tuo Figlio Gesù e della redenzione da Lui generosamente compiuta per la salvezza del mondo con la morte in croce. Grazie dei sacramenti istituiti, sorgente di ogni bene, specialmente del sacramento dell'Eucaristia e del sacrificio della Messa, per cui si perpetua l'immolazione del tuo Figlio sulla croce. Grazie dell'istituzione della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, del Papato, dell'Episcopato e del Sacerdozio. Grazie dello spirito di fede, di speranza e di carità di cui hai compenetrato la mia mente e il mio cuore. Grazie della dottrina del Vangelo che cerco di mettere in pratica per vivere secondo gli insegnamenti e gli esempi di Gesù, e specialmente della dottrina delle 8 beatitudini che mi sono di conforto e sostegno nelle prove dolorose della vita, soprattutto quelle in cui è detto: beati quelli che soffrono perché saranno consolati. Con spirito grato e per i tuoi benefici e fiduciosa nella tua bontà senza limiti, ti chiedo nel nome e per i meriti di Gesù, e se ciò è conforme al tuo volere, la grazia che attendo dalla tua misericordia di Padre buono. O Eterno Padre, dalla profondità del mio nulla ti adoro, perché sei Dio infinitamente adorabile. Ti amo, perché sei amore infinitamente amabile. Ti glorifico, perché a te si addice ogni gloria. Mi consacro e mi abbandono interamente a te, con fiducia infinita e confidenza filiale, perché, pur essendo Dio, sei Creatore e Padre mio. Sei colui a cui affido con sicurezza la mia vita e la mia anima, colui in cui trovo piena verità e giustizia, in cui spero tutto per l'eternità. Inondato dalla tua misericordia, vivrò come privilegio il fare mia la tua volontà, Abba, che vuoi la felicità, la salvezza di tutti, la realizzazione del regno nel cuore di ogni essere umano. L'amore a tutti, ovunque, in terra come in cielo. E così santifico il tuo nome, quando tu brilli nel mio sguardo, quando ti riconosco in ogni creatura, quando con tutto il mio amore di figlio, con gioiosa trepidazione, oso chiamarti Abba. Apro fiduciosa le mani per ricevere tutto da te, il pane, l'amore e un motivo per vivere. Thank you.
consoli, solo e posa le tue mani, supplicando il divino, per l'amore madre cara, che su noi hai riversato, promettiamo di diventare più perdenti che in passato. Origine della pace, il tuo sguardo ci consoli, su noi posa le tue mani, supplicando il divino. Riceviamo anche in particolare la benedizione della Madonna e baciamo la sua reliquia. Regina del Santo Rosario, prega per noi affinché diventiamo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci hai insegnato di ricorrere con fiducia e chiamarti Padre nostro, che sei nei cieli, Signore buono, che sei sempre misericordioso e perdoni, per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, esaudisci noi che ci gloriamo del titolo di figli della Madonna del Rosario. Gradisci le nostre umili grazie per i doni ricevuti e il trono che le innalzasti nel santuario di Pompei rendi ogni giorno più glorioso e perenne per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison. Per i meriti e preghiere della Beata Vergine Regina del Rosario di Pompei, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Canto 183. Quando nel